La migrazione a SEPA sta compiendo gli ultimi passi. Che cosa manca ancora e come state supportando le banche in questi passaggi finali? Allora, effettivamente sono gli ultimi passi abbastanza sofferti, voglio dire, nella pressione che abbiamo avuto e con cui diciamo, abbiamo supportato i nostri clienti appunto in questa pressione nella end date fondamentalmente del 1° di febbraio, che ci ha visto accompagnare i nostri clienti diciamo nel supporto quotidiano, mi verrebbe da dire, della migrazione effettiva dei RID agli SDD. Migrazione che non è terminata, perché la data finale del 1° agosto comunque ci fa prevedere degli altri flussi migratori, anche se tutti gli ostacoli e i problemi che abbiamo comunque superato in questa prima fase ci servono e ci saranno utili sicuramente a far trovare alle aziende di più piccola dimensione, che partiranno poi il 1° di agosto, diciamo, la strada abbastanza spianata. Però la fine, il completamento della SEPA non è soltanto il completamento della migrazione, cioè per poter dire effettivamente che si è avuta la transizione finale alla SEPA, è importante che ci sia effettivamente il consolidamento dello strumento SDD. Consolidamento da un lato dell'SDD e diciamo, lo sviluppo reale degli AOS, quindi dei servizi a valore aggiunto. Per poter effettuare un consolidamento reale degli SDD è importante che siano predisposte le infrastrutture. Infrastrutture sia dal punto di vista di una piattaforma tecnologica che permetta in maniera flessibile di assorbire anche le grandi variazioni di volumi che si avranno, sia infrastruttura dal punto di vista di piattaforma applicativa, quindi la possibilità di avere delle soluzioni, diciamo, al tempo stesso funzionalmente complete ma flessibili in modo tale da poterle vestire secondo le esigenze, e sia diciamo, piattaforma gestionale, cioè del supporto, di essere in grado di effettuare quelle attività di integrazione e di coordinamento tra i vari player che permettono poi la messa in opera reale delle infrastrutture tecnologiche applicative. Questo soprattutto per diciamo, accompagnare in parallelo l'altra evoluzione della SEPA, quella diciamo, più rivolta alla clientela retail e quindi più orientata a un'industrializzazione dei processi per permettere la gestione di grossi volumi attraverso e anche con lo sfruttamento dell'innovazione tecnologica, no? Per cui parliamo di pagamenti in mobilità, parliamo di pagamenti ovviamente micro in mobilità, di avere, diciamo, la possibilità di essere supportati dalla tecnologia a 360 gradi, e questo nei processi standard. Ecco, in tutti questi elementi noi come Deda Group ovviamente siamo presenti, perché da un lato abbiamo la tradizionale offering che è stata costruita proprio sull'esperienza della vita vissuta insieme ai nostri clienti banche, quindi sulle diciamo, tradizionali e meno tradizionali soluzioni dei sistemi di pagamento, e dall'altro con il network di competenze delle società che compongono il gruppo abbiamo sia la possibilità di offrire, diciamo, servizi tecnologici anche in modalità cloud, sia diciamo, l'accesso diretto all'innovazione tecnologica per la parte retail, e soprattutto il grande vantaggio di poter aderire alle conoscenze anche degli altri settori di mercato, che ci permettono di facilitare anche la creazione di servizi a valore aggiunto, perché riusciamo, diciamo, a comprendere sia lato banca quali sono i possibili servizi nuovi da offrire, e sia lato aziende quali sono i servizi che veramente servono all'azienda e che quindi rappresentano l'innovazione. Quindi innovazione nel consolidamento SDD, che da un lato dal punto di vista micro e retail è basata sull'innovazione tecnologica, mentre dal punto di vista corporate è basata sull'innovazione proprio del servizio, e quindi servizi a valore aggiunto. Nell'ambito degli AOS, quali sono le novità? Allora, primo, diciamo, uno dei primi servizi AOS, servizi a valore aggiunto, che sono stati richiesti dal mercato italiano, ma non solo, è diciamo, l'adeguamento a quello che era l'allineamento elettronico degli archivi dei nostri incassi tradizionali, e quindi la famosa SEDA. Noi abbiamo proposto sul mercato e abbiamo poi implementato la nostra soluzione SEDA
sui nostri principali clienti, e parlo di clienti di dimensioni insomma importanti, per i principali istituti bancari italiani. E subito dopo, finalmente adesso, ci stiamo preparando, le banche e le aziende si stanno preparando al servizio di remunerazione della SEDA, che permette quindi diciamo alle banche anche di dare un perché alla loro particolare business insomma sulla SEDA. E quindi abbiamo predisposto, sempre all'interno della nostra suite di soluzioni di incassi e pagamenti, un modulo specifico che è già diciamo completo delle funzionalità sia di pricing sia di, chiamiamole, deroga alle condizioni di pricing, quindi per vestire specificatamente in base a esigenze specifiche delle singole aziende che aderiscono e che quindi remuneranno il servizio che la banca offre loro. Ed è la soluzione in particolare su cui abbiamo messo il focus, anche perché insomma è imminente, perché insomma, dovrà essere attiva per tutti al 1° di ottobre, e su cui abbiamo messo il focus in particolare nella presentazione di questa edizione dello SPIN. Guardiamo oltre la SEPA. Che cosa vedete nel prossimo futuro? Allora, in questo periodo, e lo abbiamo visto anche qui un po' al convegno SPIN, si parla diciamo in maniera abbastanza focalizzata di tutto quello che è il coordinamento e l'integrazione degli impatti nei vari settori e tra i vari player dell'agenda digitale. E quindi cioè non tanto nel costruire, e non solo direi, nel costruire le specifiche soluzioni tecnologiche che avvicinano all'agenda digitale. Prendiamo ad esempio la fatturazione elettronica. Ora, soluzioni di fatturazione elettronica, a parte che esistono già sul mercato, ma sono probabilmente già state anche adottate da tante banche e anche da tante aziende. Ma diciamo siamo ancora un po' come mercato, credo, un po' così in attesa su quella che è la reale integrazione e il coordinamento dei momenti principali in cui la fatturazione elettronica deve andare sul mercato. E per esempio la pubblica amministrazione centrale è già partita, la pubblica amministrazione locale deve per forza partire a breve, e le aziende di conseguenza. Quindi noi per esempio stiamo rivalorizzando molto la nostra soluzione sull'anticipo fatture, che già prevista e predispone la gestione dei flussi telematici per l'anticipo fatture, ma diciamo nell'ottica soprattutto di poterla coordinare anche nei vari momenti di ricezione e scambio flusso tra le aziende di qualunque dimensione e la banca, con l'innovazione derivante dalla fatturazione elettronica.